Ed eccoci tornati in studio, la vedete già inquadrata al mio fianco, una delle nostre ospiti. Andiamola a salutare, Chiara Tricamo. Ciao Chiara. Ciao. Allora, salutiamo anche gli altri ospiti qui in studio, Antonio Tricamo e Gianmarco Marinosci. Ciao a tutti e Buongiorno. due. Allora, Compagnia Teatrale Il Gabbiano si parla di appuntamenti culturali, in particolar modo legati al teatro, ma anche al musical in questo Sì, in caso. questo caso sì. Allora, parliamo intanto della compagnia Il Gabbiano, chi siete, da quanto tempo esistete, tra virgolette. Allora, la Compagnia Il Gabbiano nasce nel 1991, per cui quest'anno festeggia il 25esimo anniversario. E si è sempre occupata di prosa, quindi principalmente, ecco, no, non di teatro musicale. E ha promosso conferenze, ha promosso seminari nell'ambito cittadino e nella provincia. Quest'anno, appunto, per festeggiare come si deve, insomma, questo 25esimo anniversario, ha deciso di cimentarsi in un genere inesplorato fino adesso. E ha scelto una commedia musicale, quindi ha scelto di portare in scena una commedia musicale. E la prima ci sarà venerdì 16 al Teatro Buonarroti, e poi ci sarà una seconda replica a Tolfa, e poi stiamo prendendo contatti insomma, per la prossima, per la stagione estiva. Contiamo di portare un po' in giro questo lavoro. Allora, Antonio, aggiungi un posto a tavola. Com'è stata scelta questo musical fra i tanti? Devo dire, anche per me è stata una sorpresa. Si cercava un testo significativo appunto per queste nozze d'argento. Ho proposto alcuni titoli, non musicali, ma di un certo spessore drammatico. Ho lasciato, diciamo, la scelta un po' pilotata comunque ai giovani. Mi hanno detto, guarda, abbiamo scelto, aggiungi un posto a tavola, una commedia musicale. Poi alla fine mi sono affezionato, lì per lì sono rimasto un po', ti ripeto, sorpreso. Poi ci ho preso gusto. Ci hai Ho capito preso che è un gusto, genere come. nuovo, inesplorato, io non devo cantare, per cui. Qui siamo tranquilli. Quindi siete salvi. Diciamo che il mio personaggio ha velleità canore e ci prova, ma è stonato. Non ci riuscirà. Tu invece canterai? Sì, io canterò. Io faccio Don Silvestro, che sarebbe il protagonista, il parroco del paese, che viene incaricato da Dio appunto di creare una nuova arca per il secondo diluvio universale. E io appunto farò Don Silvestro, sì, e avrò anche delle canzoni, diciamo che sarò il personaggio che canterà di più poi all'interno della commedia musicale. Lo avete scelto per le doti canore o per la sua bravura? Per tutte e due, dai. Cioè, è un buon mix. Tu invece chi sarai? Io sarò soltanto la regista, non recito, Soltanto soltanto. è un po' riduttivo, No, quindi. io mi sono occupata, mi occupo della regia. È sicuramente un gran lavoro È dietro le quinte per un. coordinare tutti. In totale, quanti attori, cantanti ci Allora, saranno? ci sono 8 attori più circa 25 coristi, per cui siamo più di 30 sul palco, per cui la difficoltà maggiore è stata proprio quella di coordinare i cantanti solisti, le parti recitate, e le coreografie e il coro. Per fortuna, insomma, mi sono avvalsa dell'aiuto di professionisti, quindi di un coreografo, di una corale comunque molto conosciuta a Civitavecchia. Da quanto tempo state lavorando? Da quasi un anno, da gennaio più o meno stiamo lavorando, quindi insomma è stato un lavoro molto impegnativo, ma siamo soddisfatti di quello che insomma. Gennaio a dicembre il tuo personaggio ha anche una sola battuta cantata, dovrebbe essere abbastanza intonato. Nessuno ha avuto l'idea di insegnarmi a cantare, né io né nessuno sicuramente. Non hai proprio. Però c'è, no, c'è. Il fatto è che la cosa divertente è che durante le prove mi sforzavo a cantare discretamente, se si può usare questo termine. Però Poi mi hanno discretamente. detto no, dico,
di la battuta così come sei. Da ignorante, ho chiesto anche, ma c'è una tecnica per apparire stonato? Mi hanno risposto, è importante che tu canti come sai, come non sai cantare. Esattamente. Quindi praticamente dici sì, l'importante è che canti come, sì, come sei, esatto, perché tanto sei stonato, esatto, ugualmente. Infatti, infatti. Sì, perché il suo personaggio è volutamente. Dico, aggiungi un po' a tavola. Soltanto alla fine magari gli fanno credere che... ma non, è diventato non... bravo? Sì. Sì, quando tutto un po' si, si aggiusta. Allora, lui, il prete, non ha mai avuto fiducia in me, come cantante. E dico, senta Don Silvestro, guardi, le faccio sentire, aggiungi un posto a tavola. E lui mi dice, sì, stai bravo. Faccio contento. E per me è stato un miracolo nella scena. Nella scena per il momento. Ti ha preso di mira, ti ha preso. Io spero che tu hai fatto tutti gli scongiuri del caso per cantare bene. Sì, li ho fatti, continuo a farli, li farò fino alla fine delle repliche e tutto quanto. Beh, poi lui è comunque l'antagonista, diciamo, della commedia, anche se non è proprio un cattivone, in fondo ha un cuore buono, il nostro sindaco. Però... Sì, è un tipo... legato al danaro, ateo, presuntuosetto, un po' vanitoso, si inventa la pelle dei giochi di parole, delle battute, e il primo a ridere su quello che dice è proprio lui. Gli piace un po' apparire, insomma, in ogni caso, come personaggio. E contrasta quindi con Don Silvestro. Prossime repliche ti aggiunge un posto a tavola. Intanto si sta pensando a qualche altro musical, oppure questo sarà il primo e per vederne un altro bisognerà aspettare? Non inquadratelo perché ha fatto una faccia quando ho fatto la domanda. Ci ha spaventata. Sì, tanto. diciamo che questa è stata una sfida. Potrebbe esserci la possibilità di farne altri, perché no? Adesso sicuramente fino a quest'estate saremo impegnati con Aggiungi un posto a tavola. E poi ci sarà sicuramente qualche proposta più drammaturgica, prettamente drammaturgica da parte del nostro sindaco, quindi magari intervalleremo una commedia musicale a una prosa e poi magari il prossimo anno potremo tornare a valutare una commedia musicale. Allora, ricordiamo intanto l'appuntamento per quando è la prima? Per venerdì 16 alle ore 21 al Teatro Bonarroti. Allora, mi raccomando, aggiungi un posto a tavola, avremo chi sa cantare, chi sa cantare, come dice Don Silvestro, è una... regista che cercherà di coordinare tutto e con bacchetta alla mano picchierà chi magari non riesce a riprodurre quello che è stato provato durante le prove. Si fa l'in bocca al lupo? Sì. Non sì, esattamente no, in bocca al lupo, non però si può sì, dire, non ci può dire, però sì. Lo dico nella mia mente, loro rispondono ok, sì. Grazie ancora, grazie per essere stati miei ospiti, grazie ai nostri telespettatori, ci vediamo dopo la sigla.